partite nei giorni scorsi le operazioni di messa a dimora degli alberi che sostituiranno quelli abbattuti in Viale Unità d'Italia a Taranto. La loro rimozione nei mesi scorsi era divenuta necessaria a causa del pericolo di caduta al suolo dei fusti e dei danni provocati dalle radici ai sottoservizi. Siamo ai Dioscuri, dove dopo l'intervento massiccio che ha riguardato la manutenzione straordinaria dei marciapiedi prospicienti le abitazioni e della sede stradale, si sta procedendo adesso alla sostituzione di tutte le alberature che erano state rimosse, appunto per eliminare quei rischi e quei pericoli che erano stati creati dai pini precedentemente piantati che tanto danno avevano arrecato sia alla sede stradale che alle abitazioni prospicienti. La scelta della direzione ambiente è caduta su una pianta molto particolare, che è il platano, che ha un tipo di radicamento nel terreno diverso dai pini e quindi creerà sicuramente meno problemi con il suo sviluppo, ma soprattutto è una fioritura molto veloce, così già da poterne vedere i benefici dalla prossima primavera. Nel frattempo si sta completando l'intervento su Via Vozza, dove dopo l'eradicazione degli alberi e il rifacimento del manto stradale dei marciapiedi da parte della Direzione Lavori Pubblici, la Direzione Ambiente sta provvedendo a ripiantumare gli alberi, così come era stato promesso all'inizio di questo lavoro importante. Questi interventi combinati ci consentono appunto di intervenire in svariate aree dove il completamento dell'intervento medesimo avviene tramite la sinergia tra le due direzioni, quindi ambiente e lavori pubblici, a cui va il nostro ringraziamento per la costante collaborazione. Un'altra promessa mantenuta da parte dell'amministrazione Melucci.